camminata della saluto di nuovo la risolto il saluto del pubblico alla professoressa Pupetta perché era un mancino e alla questa è per il bambino ovviamente perché va bene così perché lui è un mancino di un destro e avere un bambino destro io glielo faccio fare lui lo conosce io lo conosco perché così vede e capisce dove è la sua perché se no il bambino semplicemente segue quello che fa il papà tendenzialmente allora in questo modo gli spiego anche come se fossimo lo specchio quindi fai quello che lo faccio io come se fossimo da questa posizione mi spiego come fare certo linguaggio ovviamente se seguo il trattato è arma in linea, il piede sinistro, nel caso suo, avanti, avanza di un piede e mezzo, contemporaneamente quindi si lascia a cambiare e si è in guardia. Questa è la lezione, la messa in guardia per il portale, la messa in guardia per il portale. Secondo la mia lezione, assumere la messa in guardia si muove la guarda. A questo punto inizio, perché normalmente, già lui è abbastanza bravo, normalmente la posizione di guardia per un bambino è questa. Mm-hmm. Con questo appoggiato. No, con questo appoggiato ovviamente cerca con la coccia, dopo aver spiegato così per molto la coccia finitura, non glielo dico. Cerca di fargli assumere una posizione più comoda. Poi, da questa posizione, lui prima mi chiedeva se io il bambino lo correggo e lo tocco, sì, il bambino lo correggo e lo tocco. Allora mi avvicino, lo guardo, lo controllo e poi inizio magari a spiegargli quello che secondo me è la posizione del braccio rispetto a tutto il resto, nel senso che col polso non deve fare angoli, la punta deve minacciare il bersaglio e io già il bambino lo metto, l'ho già messo in guardia secondo quello che poi sarà lo sviluppo di un'azione schiavistica e di una fase schiavistica con me o con me con la mano in pratica se il piede dietro te lo tenendo con la punta da sentire io ti faccio ricordare la posizione più comoda per me se no cerco di fargli la correzione di spiegare anche perché ci sono molti che si mettono in guardia magari con i piedi in angolo però hanno la posizione tipo ballerino. Allora io mi domando sempre e mi domando come fanno a muovere in questa posizione. Perché è una posizione anche perché poi si muovono a gamba, i superi si muovono, vanno anche i piedi iniziano a fare questo e vanno alla posizione. Perché vanno naturalmente la posizione, stanno in questa posizione. Questa posizione non è la stessa. Allora a questo punto, assumendo la posizione naturale, c'è di tenere la posizione più comoda per loro. Come se, e vi dico, come se tutto dovesse stare cercando di non sapere così, allora tu vedi che fa un ok, allora non è più male questo. Esasperiamo, cioè, è anche un po' esasperato, sì, è un esempio, il bambino esaltato, perché ha il resto di mano, è così. No, non si parla di è infinito. Allora, se non ci arriva, da solo fare la cosa. Poi allora, dopo. Prima gli faccio vedere la differenza, prima gli faccio vedere tutti i movimenti, passo avanti, passo in mezzo, dicendo sempre muovo, funziona. E non gli spiego come lo deve fare, perché ci arriva da solo, se lui sposta per andare in giro con la gamba davanti, il cianto da solo, allora a quel punto capisce, deve muovere la gamba dietro. La stessa cosa, questi due lo devono fare. Allora, io la potete dire, andare indietro, devo prima muovere la gamba dietro, se la potete dire. Però, io non sarei molto d'accordo su questo, perché io cerco di sviluppare le loro capacità di sviluppo. E glielo posso fare, come vuole. Non vorrei. No, lei cercherebbe di dirti la posizione in mano. Lui la può fare, la posizione. E nel momento invece in cui c'è cosa che devi fare con i bambini, cioè tirano, quando devo tirare la botta, quando sì.
perché non reggono le Ma c'è ragione con quelli di plastica, perché le quelle di plastica sono più storte, io non li faccio usare, non faccio usare direttamente quelle di metallo. Quindi magari se io faccio la posizione giusta, allora praticamente questa è la distensione che tu devi colpire. Poi dopo magari faccio quello che lo fa così, quello che lo fa un po' più fuori, però io lo faccio così. Allora per favore, la posizione giusta. Però non lo, come dicevo prima, non lo posso dire, posso solo in una posizione.